società penso di primo livello, società. Sono rimasto strabiliato da dove sono arrivato, non ero abituato a lavorare in questa, in una tanta abbondanza, società storica, società importante, da un grande passato, da tifosi importanti, dal palato fino, come si suol dire. Ringrazio il mister Simoni, il direttore Zocchi, il Moreno Zocchi, perché mi hanno voluto qua, per me è motivo di grande onore. Ho poco tempo, nel senso, ho poche partite, so che non sarà una cosa facile, però vengo con un grande entusiasmo, anche perché è una sfida che mi ha attratto molto. Sono tanti anni che la Cremonese cerca di fare un qualcosa di importante. Ho pochissimo tempo, ma voglio cercare di sfruttarlo nel migliore dei modi. È una grande possibilità anche per me di poter stare in un posto importante con una squadra importante. È stato sorpreso da questa chiamata della Cremonese? Sì, onestamente non pensavo più un po'. Lega Pro mi ero capitato anche tante altre occasioni alle quali avevo detto di no. Nel girone d'andata e anche verso gennaio. Poi è successo, io ho sempre detto che Cremona sarebbe stata l'unica piazza che avrei preso in considerazione per quest'anno in Lega Pro, però a 6 giornate alla fine non me lo sarei aspettato. Poi è accaduto ciò e infatti stavo tornando a casa e sono rimasto un po', però come mi hanno chiamato sono corso subito, senza neanche pensarci, ho dato subito il mio senso. E 6 giornate sono veramente poche, poche ore anche per conoscere questa squadra, per vedere qualche partita. Da che cosa ha intenzione di ripartire, pensando anche a quello che ha fatto il suo predecessore? Ma innanzitutto ringraziarlo per il lavoro che ha fatto, perché penso che tra noi allenatori deve anche aumentare questa solidarietà, quando invece tante volte non si trova e si cerca sempre di scaricare un po' le colpe. Non va bene, non è neanche il mio modo di essere. E ripartire da alcune certezze che c'erano, metterci quelle, portare le mie idee, anche se a livello tattico si fa un po' fatica in 6 partite, di lavorare su alcuni concetti un po' anche psicologici. Io uso sempre la frase non ho la bacchetta magica, perché non esiste, però bisogna cercare di lavorare, ma la parola lavoro non va detta tanto per dire, perché tante volte è la classica parola lavoriamo, cioè bisogna veramente lavorare a testa bassa e sperando che questi ragazzi che io riesca a trasmettere a loro quello che è un po' il mio calcio e loro riescono a capire fino in fondo della fortuna che hanno a vivere in una società importante con questa struttura, con questa fortuna di capire dove si stanno allenando.